The show. Hai rubato il portafoglio alla signora, ti hanno visto, puoi ridarmelo? A me? Infatti ora ti commenteranno, vediamo cosa dicono. A chi piacerebbe ricevere commenti di questo tipo da uno sconosciuto? Non mangiare la pizza, che già non sei messa bene. Tante vine regolata. Ovviamente a nessuno. E chi parlerebbe così nella realtà rivolgendosi a una persona che conosce appena? Ma non ti vergogni tu? Nessuno. Eppure, quelle che avete appena ascoltato sono frasi che fanno parte del nostro quotidiano. Dove? Online. Nel mondo digitale. Per il progetto Google Vivi Internet al meglio, abbiamo preso in prestito alcuni tra i commenti d'odio più comuni sui social e li abbiamo trasformati nel copione che non avremmo mai voluto recitare, portandoli sul piano della realtà, da online a offline. Tutto questo per rispondere a una domanda: cosa succederebbe se ci comportassimo nella realtà come alcuni di noi si comportano online? Scusami, posso togliermi una curiosità? Ma non ti vergogni tu? No, non lo so, volevo sapere se non ti vergognavi ad andare in giro conciata così. No, non mi vergogno. Ma perché devi venire a rompermi le palle? Cos'è che vuoi? No, sei conciata così, poi adesso se vengo a romperti le palle ti lamenti? Cioè, non lo so. Vi vestite così, poi uno viene a dirvi una cosa, a farvi, o quello, magari quello che volete, e vi lamentate e frignate. Ragazzi, ma non potete mandare via, scusate. Non è questo di mandare via. Mi spiace per tua madre, probabilmente si vergognerà per te. Però io stavo solo esprimendo... Ma la prima cosa, se sei ancora qua, chiama la polizia, se non ti vedi dai... Per cosa? Per un parere? Questo è un paese libero, presso una libera opinione e libertà d'espressione. Cioè, non lo so. Mi sono sentita subito aggredita. Di transito uno non può avere una reazione come quando uno se lo vede di fronte in faccia. Può creare delle cose molto disastrose. Molta gente lo fa perché si vuole sentire superiore e vuole fare vedere qualcosa che realmente lui non è. Ciao. Ciao, sto mettendo sul gruppo Subumani Italiani. Conosci? No. Prendiamo in giro gli sfigati come te. La mascherina magari mettitela anche sopra. Quella faccia lì, forse è meglio coprirla tutta la faccia. Infatti ora ti commenteranno, vediamo cosa dicono. Ma che problema è, scusami? Ma il problema sei tu e gli sfigati subumani come te che dovrebbero stare nelle fogne. Vabbè. Vergognati tu di andare in giro così, piuttosto. Buona giornata. Ciao, sfigato. Quando mi ha insultato non sapevo cosa pensare, non sapevo neanche come reagire, ero basito. Mi ha dato estremamente fastidio, però sai, in queste situazioni fai sempre fatica a sapere, cioè a capire come puoi reagire. Come un'invasione della propria privacy, mi sono sentito proprio sì, cioè invaso, non so neanche dire. Rispetto a quello che probabilmente succede online, non hai questa prima sensazione di invasione fisica, ma probabilmente quello che dovremmo avere, magari le condividiamo anche noi perché lo facciamo tutti, la verità è quella. Da un punto di vista dell'insulto di per sé viene fatto con più leggerezza, ma non è, secondo me, un insulto rimane un insulto. Il perché venga fatto online, secondo me, è molto legato al fatto che, non avendo un contatto diretto, non conoscendo nessuno, tu ti senti libero di esprimere qualsiasi tipo di opinione, che sia positiva, estremamente negativa o insultare chiunque non la pensi come te stesso. Leggere, pensare, magari prima di schiacciare pubblica, pensarci un po' di più. Posso dirvi una cosa? Sembrate i tre maialini della favola, tre porcellini. Non mangiare la pizza, che già non sei messa bene. Tante vine regolata. Sta roba qui poi del curvy, nuova moda di chiamare le donne grasse curvy, io non la capisco. Cos'è, non vi piace il termine ciccione? Fatemi capire. Lo dico per voi io, a me non me ne frega niente poi. Tutto qua. Occhio a non esplodere, sennò qui succede un casino. Wow, io ho espresso il mio parere, curvy è grassa, non è che curvy vuol dire bella. Ma chi è? Scusa, che fastidio ti dà un mio commento? Se una è grassa è oggettivo, non è soggettivo. Certo, io cioè, sono grassa, sì. Io capisco che tu stai proteggendo le tue due amichette, allora, ho capito. Perché loro non sanno parlare, perché non sanno argomentare, va bene. Ma non veramente non ho bisogno di argomentare con te, che non so che cazzo. Ma vai, continua a fare il tuo viaggetto. Vai a trovare qualcun altro. Ma che c'entra? Se io passando vedo altre persone, dirò la mia anche con le altre persone. Il messaggio l'hai lasciato. Sì. Noi l'abbiamo recepito, non ce ne può fregare di meno. Ok. Abbiamo curato il fatto che sei un po' un e pace, fine. Se una persona appunto si avvicina e mi
giudica senza che io abbia chiesto niente, resto abbastanza sbalordita. Ma il fatto che qualcuno possa scrivere parole del genere mi fa pensare al fatto che spesso e volentieri tanta gente abbia molta rabbia e insoddisfazione dentro di sé, senza appunto minimamente pensare al fatto che le parole possono ferire. Sono gravi entrambi gli insulti, sia quelli detti faccia a faccia che quelli scritti. Secondo me tutti i commenti relativi all'aspetto estetico sono innanzitutto superflui. È grave sempre, a prescindere dall'età, però sicuramente sì, chi è più giovane è più soggetto a manipolazione. E a chi fa queste cose, a chi scrive questi commenti, direi semplicemente: pensa se questa cosa venisse fatta a te. Scusa, mi ridai il portafoglio della signora? Portafoglio di? Della signora, hai rubato il portafoglio alla signora, ti hanno visto, puoi ridarmelo? A me? E quelli come te rubano. Ma e non sei, andate... chi sei tu? Io sono uno che sa che quelli come te rubano e non vanno mai in galera. Ah sì? Sì. Tu sei serio? Sono serio. Tu non ti vergogni di essere così? Di vivere sulle spalle delle altre persone? Tu sei serio? Fanno schifo le persone che vivono sulle spalle delle altre persone. Io sto lavorando. Come voi. Di che signora stai parlando? Una signora che ha ricevuto un furto là e mi hanno detto che è stato uno come te. È stato uno come me. Uno di quelli che ruba. Cioè, tu stai cercando problemi, lo sai? No, io non sto cercando problemi. Io sto cercando. Problemi, lo sai? Sei tu che porti i problemi. Ma io non lo so, vabbè. Non capivo niente. Veramente fino ad adesso, cioè. Ho tutto il corpo che trema, cioè. Il mondo è mondo, abbiamo tutto il sangue rosso, nessuno ha il sangue bianco, il sangue nero. Bisogna pensare bene le cose prima di dire delle cose o fare delle cose. Un insulto su internet è tanto grave come un insulto da vita, perché può alimentare delle cose tipo violenza. Bisogna moderare il linguaggio e pensare bene prima di scrivere o di parlare a un'altra persona. Internet è un posto meraviglioso. E allora perché rovinarlo comportandoci diversamente da come faremmo nella realtà? Perché agire di impulso, senza pensare che un commento d'odio, la diffusione di un video privato, di informazioni false e denigratorie, possa far male a qualcuno? Non dimentichiamo mai che le nostre azioni sul web sono tutt'altro che virtuali, possono avere delle conseguenze anche gravi sulla vita delle persone. Nella vita ci sono situazioni in cui contiamo quei famosi 10 secondi prima di parlare o di agire. Spesso sul web purtroppo ci troviamo a schiacciare il tasto invio senza pensando di essere soli, come se dall'altra parte ci fossero solo dei profili virtuali e non delle persone vere. Ma tra mondo offline e mondo online non c'è differenza, sono entrambe attraversate da reti sociali che fanno perno su ognuno di noi. Raga, speriamo che questo esperimento vi abbia fatto capire che la bussola per orientarsi online esiste ed è la stessa che dovreste usare nella vita reale, il buon senso. E speriamo anche che se siete giovani facciate vedere questo video ai vostri genitori, perché spesso, purtroppo, visti alcuni commenti, ne hanno più bisogno loro di voi.